31 anni fa, la strage di Capaci, nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e tre poliziotti della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Erano da poco passate le 19 quando tutta l'Italia apprese la terribile notizia ascoltando l'edizione serale del TG3 in quel 23 maggio del 1992. L'attentato è avvenuto intorno alle 17.55, pochi minuti prima. Giovanni Falcone era atterrato all'aeroporto di Punta Raisi, rientrando a Palermo, come era solito fare per tutti i fine settimana quando era possibile. Falcone guidava la sua auto, accanto a lui c'era la moglie. Quando allo svincolo di Capaci, poco prima di un grande complesso industriale, è avvenuta l'esplosione. E allora diamo il buongiorno a Pier Giorgio Di Cara. Lei arriva a Palermo, giovanissimo, agente di polizia, appena un anno dopo l'attentato. Una città, dobbiamo dire, ancora ferita. C'era stato nel frattempo anche l'attentato al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta, che fu sempre nel 1992, però a luglio, 19 luglio. Che clima trovò? Intanto buongiorno, c'è da dire, io sono palermitano, quindi io ho vissuto la Palermo delle stragi da studente universitario. Quando poi ho vinto il concorso in polizia e ho finito il mio corso di formazione, sono tornato a Palermo e ho fatto servizio nella mia questura, nella mia città. Quindi posso testimoniare la città com'era vista dagli occhi del civile, dagli occhi dello studente universitario e poi quella da poliziotto. Da civile la sensazione è quella di uno smarrimento totale, della devastazione che coglie un'intera città, perché mettere 500 kg di tritolo sotto un canale di scolo dell'autostrada significa dichiarare guerra all'intera città di Palermo, perché quella è la zona in cui ci sono le residenze estive dei palermitani, per cui metà palermitani ha la villetta, l'altra metà ha un buon motivo per essere lì in quel momento, perché dobbiamo considerare che sabato 23 maggio a Palermo è già estate di fatto, quindi tutti hanno un buon motivo per essere lì. Da poliziotto invece ho raccolto la testimonianza dei colleghi che conoscevano Montinaro, Di Cillo, Schifani. È vero, perché dobbiamo ricordare che quattro uomini della scorta di Falcone sopravvissero all'attentato e lei li ha conosciuti. Assolutamente sì, ho conosciuto in particolare Angelo Corbo e se mi consente vorrei raccontare questa storia molto velocemente, ma con l'intensità che merita. Allora, il dispositivo è fatto da tre macchine, no? La prima macchina è quella con Montinaro, Di Cillo e Schifani, che viene investita in pieno dall'esplosione dei 500 kg di tritolo e viene proiettata a 100 metri di distanza e i tre colleghi dilaniati dall'esplosione. La macchina di Falcone si schianta contro il muro di detriti che viene sollevato dall'esplosione. Quindi tecnicamente, militarmente l'attentato fallisce, perché non viene colpito l'obiettivo ma viene colpita la prima macchina. La terza macchina viene investita da quest'onda d'urto. Dentro questa macchina ci sono Gaspare Cervello, Paolo Capuzzo e Angelo Corbo. La macchina viene investita dall'onda d'urto, viene sollevata e ributtata giù a terra. Una pioggia di detriti, proprio piove sul tettuccio di questa macchina. I tre colleghi sono feriti, uno si è fatto male a un braccio, un altro ha sbattuto il ginocchio, l'altro è ferito alla testa e sanguinano. Riescono a scendere dalla macchina con molta difficoltà e fanno una cosa che può sembrare strana per un civile, ma per noi poliziotti non lo è. Già l'ho capito, mi sta venendo anche la pelle d'oca. Anche a me, se veramente. Invece di cercare soccorso, invece di soccorrersi, invece di piangere, buttati lì da una parte per lo sfacelo che li ha investiti, fanno la cosa che sono chiamati a fare, ovvero proteggere Monza 500, la personalità, Giovanni Falcone, la moglie e l'autista Giuseppe Costanzo che è in macchina con loro. Quindi si mettono lì. Si dispongono intorno alla macchina della personalità, imbracciando le armi, perché loro pensano che di lì a poco verrà qualcuno a finire il compito, a dare il colpo di grazia alla personalità. Falcone è ancora vivo, li guarda implorante. Loro decidono di non tirarlo fuori dalla macchina perché comunque un minimo di protezione l'abitacolo blindato gliela offre. Loro sperano che a chiamare i soccorsi siano i colleghi della prima macchina, perché loro sperano, pensano, si illudono
che siano riusciti a passare oltre. E quindi loro sanno che i ragazzi, così chiamano i loro colleghi, verranno in loro soccorso. Così purtroppo non è perché stato. I tre ragazzi invece sono deceduti. E allora, per Giorgio Di Caro, ascoltiamo insieme la testimonianza di un poliziotto che giovanissimo ha fatto parte della scorta di Giovanni Falcone. Guardiamo il servizio di Massimiliano Bruni. Quando mi sono trovato davanti a Falcone, che insomma voleva vedere chi ero io, la domanda a un ragazzo di 23 anni si presenta lì davanti è stata questa: lei è consapevole di che cosa viene a fare? Lei è originario di Rimini, però andò a fare servizio a Palermo. Il periodo storico, il 1988, richiedeva una presenza massiccia giù a Palermo. Era in corso il maxi processo, senza contare la situazione proprio di Palermo, di guerra di mafia. Quindi il ministero decide di mandare giù un numero elevato di ragazzi e di agenti, possibilmente del centro-nord, quindi di altre realtà. E su base volontaria mia e di pochi altri chiediamo di essere assegnati all'ufficio scorte di Palermo. Il 1989 è uno spartiacque perché c'è poi il fallito attentato della Daura alla villa estiva del giudice Falcone. Da lì in poi il ministero decide di mettere il giudice Falcone sotto massima protezione e creano questa sezione nuova all'interno della squadra mobile di Palermo, che contava 6 sezioni, fecero la 7ª sezione. E mi ritrovo a lavorare, come avevo chiesto, proprio in macchina con Antonio Montinaro, che era il mio capo macchina. Tutti i giorni condividi con le stesse persone rischio e pericolo, e quindi si diventava un po' più di colleghi, si diventava fratelli. Ci chiamavamo appunto fratelli perché era veramente un legame indissolubile che continua tuttora. E soprattutto una parte della scorta di quel periodo, dopo l'attentato, transitò nei ruoli investigativi per andare poi a catturare tutti gli altri latitanti. Pier Giorgio Di Caro, la prima cosa che voglio chiedere è chi fu a chiamare il 113, e poi le chiedo anche, secondo lei l'attentato alla Sicilia, a Palermo, è stato un autogol della mafia secondo lei? E come ha reagito anche la cittadinanza siciliana? Sì, la prima telefonata, o comunque una delle primissime, è quella di un signore anziano che chiama il centralino del 113, risponde l'operatore, la dico in siciliano e poi la traduco velocissimamente. Dice: venite se ci potete mandare qualcuno a Capaci, è successo un fatto brutto, ci fu una bomba. Vedete se potete mandare qualcuno a Capaci perché è successo un'esplosione, c'è stata una bomba. Il collega dice: siccome là vicino c'è una cava a 200 metri, dice può essere che è stata la cava, un'esplosione della cava. Allora questo signor anziano gli dice: no figlio, io hai fatto la guerra e chissà fu bomba. No figlio, io ho fatto la guerra e questa è stata bomba. Da quel momento sì, il collega chiede ai ragazzi intorno a sé: ma avete notizia di qualcosa che è successo a Capaci? E arrivano tutte le telefonate della gente tutto intorno. E questo dà l'idea proprio della drammaticità, della bomba e della guerra, no? Perché, come abbiamo detto un attimo fa, è come se avessero dichiarato guerra alla città. Ed ecco perché questa azione, che coincide probabilmente con l'atto di forza militare più importante di Cosa Nostra, anche se poi negli anni successivi, il 30 anni del 93, le stragi di Firenze, determina l'inizio del declino di Cosa Nostra, o comunque determina una fortissima reazione da parte della società civile. Cito tra tutti i Lenzuoli Bianchi, i comitati dei Lenzuoli Bianchi che si svilupparono da quel momento in avanti. Pier Giorgio Di Caro, vicequestore, dobbiamo dire che lei ha racchiuso anche in un romanzo proprio questo, per non dimenticare e soprattutto per far capire ai giovani in che modo devono relazionarsi nella vita, e soprattutto lo Stato è un amico, è un alleato. Grazie. Grazie a voi. Grazie Pier Giorgio Di Caro.